Ah, squaletto, hai perso. Adesso tocca a te buttare giù il liquore di alga marina. Ah, bevilo, bevilo, bevilo. Ah. Ma che succede? Cosa vi state bevendo? No, no, niente, niente, niente. Niente. E stiamo festeggiando la fine dell'estate. E poi è naturale, il liquore di cactus. Ah, beh, volevo solo sapere se poi sai come riprenderti entro lunedì, quando torni a lavorare in ufficio. Ciao amici! Mi ricordo che tempo fa mi aveva contattato una persona con dei grossi problemi digestivi che voleva risolvere con la naturopatia. Così le ho parlato di detox, ma invece di apprezzare la mia strategia mi ha detto così: ma Simona, ma non stai esagerando, io non voglio fare nessun detox perché il corpo è naturalmente attrezzato per depurarsi da solo. E sapete cosa le ho risposto? Certo, è naturalmente attrezzato se mangi cibi naturali, ma se in vacanza ti concedi ogni tipo di eccesso, ti sovraccarichi di cibi che non esistono in natura e in quantità industriali, non pensi che il tuo corpo gradirebbe un aiutino? E succede a tutti di esagerare, soprattutto durante le vacanze. Ci piace assaggiare sapori diversi, mangiare cibi nuovi, mangiare fuori per stare in compagnia. E a noi donne soprattutto per non cucinare. Tu parli solo di cibo solido, ma io ho bevuto un sacco e di tutto. Cioè, sembravano bicchierini minuscoli, innocui. Alla fine, tanto alcol. Ho capito. Non serve che in questo video spieghi i danni di questi bicchierini. Vediamo subito come ripulire l'organismo e fare detox da cibo e bevande varie al rientro delle vacanze in un weekend. Quello che serve è una strategia di depurazione semplice e veloce, e potete farla a casa con questi 5 consigli super efficaci. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. I mi piace mi aiutano moltissimo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. La famosa campanella, attivatela. 1. Acqua e limone. Al mattino inizia subito la tua giornata con acqua e limone, tiepida, al posto del caffè. Così porti il tuo organismo in uno stato più alcalino e favorisci la naturale capacità depurativa del corpo. 2. Tisane depurative. Bevi a go go tisane depurative, ma fai attenzione ai componenti. Non buttarti, come dicono tutti, su carciofo e tarassaco, perché depurano sì, ma possono scatenare crisi di depurazione, come nausea, mal di testa o peggio ancora. Fai una caraffa da un litro di una tisana come finocchio, malva, ortica, sono più blande ma depurano lo stesso, e bevila durante il giorno. 3. Il troppo stroppia. Evita il troppo dolce e il troppo salato, quindi niente zuccheri. Magari fai una colazione con frutta piuttosto che brioche, croissant o marmellate varie. E niente snack salati. Magari per gli spuntini prova una carota cruda. Ti stupirà quanto è buona, dolce, croccante e saziante. Certo è salutista, ma se volessi qualcosa di meno erbivoro? Per i più golosetti ho fatto un video con tante idee per spuntini sfiziosi e golosi e lo trovate qui. Anzi qui. 4. Occhio ai grassi. Evita i grassi contenuti nei formaggi, nei condimenti industriali, nella carne rossa, nei salumi, nei fritti. Appesantiscono il fegato e rallentano il naturale processo di detox del corpo. 5. Fibre. Aggiungi fibre alla tua dieta, soprattutto verdure crude, ad ogni pasto. La fai facile tu, ma come faccio io che ho zero tempo? Puoi adottare la strategia che consiglio agli allievi dei miei percorsi di salute naturale, la mia famosa insalatona risolutiva. Ecco il link. Con queste 5 strategie semplici da adottare ma super efficaci, vedrete che vi rimetterete in sesto in un batter d'occhio. In effetti sono già più disintossicata.
e potete usarle tutte insieme in un solo weekend se vi impegnate. Anzi, non solo adesso al rientro dalle vacanze, ma anche in più occasioni durante l'anno, ogni volta che vi sentite gonfi, pesanti e intossicati, perché avete esagerato un po'. E voi amici, come siete rientrati dalle vacanze? Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche le vostre richieste per gli argomenti dei miei prossimi video, perché per stare bene non basta solo volerlo, servono le giuste informazioni e le giuste strategie selezionate da chi ha esperienza, e poi bisogna metterle in pratica. A questo proposito, per chi volesse essere seguito da me personalmente in un percorso di salute naturale, ho messo tutte le info in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali naturalmente. Ciao! La mia famosa risalatona in salutina. Liquore di cactus, una roba assurda.